Ciao ragazzi, bentornati qua sul Tridente d'Attacco. Siamo ritornati qua con il nuovo post partita della Roma. Oggi Roma-Cagliari, finita 3-0. Grande partita della Roma, grande prova di tutta la squadra, grande prova di Pastore, grande prova di Fazio. Veramente ottima, ottima prova, ottima prestazione. Tre punti importantissimi che servivano per continuare questa corsa verso la Champions League, che adesso è sempre più vicina, perché magari qualche mese fa sembrava ormai perduta, e adesso invece ci stiamo riavvicinando piano piano, partita dopo partita. Quello di Milano contro l'Inter non è stato assolutamente un passo falso, anzi è stata un'ottima prestazione. Abbiamo subito, però, insomma, un punto a San Siro è ottimo e ce lo siamo presi. Oggi invece tre punti veramente importanti. La Roma vince e convince. Ho rivisto Pastore, quello dei vecchi tempi. Veramente Pastore ha fatto una partita incredibile, migliore in campo. Ha preso anche una traversa, la partita è finita 3-0, ma potevano fare anche altri 2-3 gol, perché il Cagliari non ha strusciato mezzo pallone, proprio detto in parole povere. Ha avuto qualche occasione nel primo tempo con João Pedro, ma insomma Pavoletti completamente assente. La prova di Pavoletti è stata nulla. Si è visto infatti che il Cagliari ha subito molto. Cosa fai? Scusate ragazzi, ha subito molto l'assenza del suo centravanti. E meglio per noi, perché Pavoletti e João Pedro erano sicuramente quelli più pericolosi. Uno peggio dell'altro, se devo essere sincero. Il migliore per me è stato Cragno, che oggi si è confermato uno dei migliori portieri della Serie A, un portiere veramente di grande prospetto. La Roma, lo sappiamo, lo sta cercando. Si è messo in mostra anche oggi, ha fatto due o tre miracoli che insomma potevano essere sicuramente ulteriori gol per la squadra giallorossa. Comunque, parlando un po' della partita, perché stiamo un po' divagando. Allora, la Roma praticamente la chiude subito nei primi 10 minuti, segna Fazio su calcio d'angolo, che segna il suo quinto gol stagionale Fazio, e poi Pastore all'ottavo minuto segna il 2-0 su assist di Kluivert, grande azione di Kluivert, e Pastore comunque fa un bel gol da fuori area. Quindi dopo 10 minuti eravamo già 2-0, quindi praticamente la partita era chiusa. Però ricordando la partita di andata, ecco, non si può mai dire. Infatti la Roma ha avuto un atteggiamento sempre aggressivo, sempre sul pezzo. Siamo rientrati nel secondo tempo, abbiamo sfiorato il gol, Pastore ha preso una traversa a finire del primo tempo, Dzeko ha preso un palo. Dzeko forse si meritava qualcosa di più, però ci vuole un po' più di cattiveria. Poi c'è stato il gol di Kolarov nel finale, ma lì ragazzi c'è un errore di Perotti davanti a Cragno. Vabbè, lì fa anche Cragno una gran parata, poi è bravo Kolarov a buttarla dentro di prepotenza e fa segnare il 3-0. Tre punti importantissimi, vedremo il Milan cosa farà col Torino, vedremo l'Inter stasera. Per adesso noi ci riprendiamo, tre punti davvero importanti. Voi commentate, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, noi ci vediamo in un prossimo video e ciao ragazzi!